rappresentante provinciale del Vampano Eva. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco che non c'è potuto stare per l'altro impegno. Voglio ringraziare l'assessore Mario Livorno che ci ha sostenuto in tutto il nostro percorso a Ponte Cagnano, insieme al comandante Altamura che ci ha insegnato e ci insegnerà ancora tanti servizi e tante altre cose, e l'aiuto che ci sta dando a crescere sia per Ponte Cagnano che per altri paesi, perché l'esperienza che abbiamo preso a Ponte Cagnano, che prenderemo ancora a Ponte Cagnano, portiamo in altre città, come la stiamo prendendo a San Valentino Toro. Da 2 anni a San Valentino d'Oro stiamo dando, stiamo ancora, e vogliamo ancora continuare a crescere in altri paesi come Buresano, come Pogliano, come altri paesi già ci hanno già deliberato. Purtroppo i nostri colleghi e i nostri amici, sia di Sacri che di come si chiama? Pogliano. Non hanno potuto raggiungerci per motivi lavorativi e per motivi di salute. Io li ringrazio e ringrazio, vorrei fare un saluto da parte dell'ASL di Salerno, a nome del dottor Montalbano, che anche lui è ammalato, allettato, insieme al suo collega. Quindi è come se fossero qui, lo troveremo sicuramente nelle prossime occasioni, dove ci insegneranno determinate lezioni riguardando gli animali, sia animali da reddito che animali selvatici e esotici. Ci spiegheranno loro. Io vorrei dare la parola a Giuseppe Maddaleno, il nostro comandante, per farci anche lui dimostrare e dare la sua esperienza in questo settore, che è stato il mio insegnante, mi ha spronato lui su questo territorio. Quindi io volevo pure abbandonare, arrivato a un certo punto, ricordo. Perché noi abbiamo un problema qua a Salerno, l'amministrazione comunale lo sanno, stiamo parlando dell'altro Ambano, un omonimo, che abbiamo questo problema che ci perseguita e perseguita pure me, perché io molte volte, avendo questo problema di anominato, come si dice? Allora succede che quando arriva una carta va all'amministrazione comunale, chi è in prima persona è il presidente, e discutere sempre delle stesse cose a volte ti confondono le idee. Io arrivo a un certo punto, mi sta succedendo a Mercato San Severino, la stessa cosa che è successo qua, però a Mercato San Severino non sono elastici come voi, sono molto più rigidi e sono molto, non vogliono capire, perché noi come abbiamo presentato le carte a voi le abbiamo presentate a loro, non c'è stato solo, forse la vostra sarà più esperienza nel settore, sarà più, non lo so, più professionalità, più... non so, però siamo arrivati a una conclusione, a una decisione totale per tutti. Però in altre cose io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, però le carte parlano di capo, disse basta leggere, basta vedere, ci sono le certificazioni, ci sono i decreti, ci sono le dimostrazioni che noi abbiamo, i marchi, i titoli, e le nostre riviste sono diverse da loro a vista d'occhio. Quindi non ho il problema di dimostrare di fare. Però voglio dire una cosa, sono rogne, a ognuno di voi, molti di voi, qualcuno c'è, qualcuno non c'è, perché poi ha deciso di non mettersi contro. Voi non sarete contro di nessuno, perché voi fate l'associazione all'associazione Ampano, fate volontariato all'associazione Ampano, non all'Ampano. Siamo tutti sullo stesso obiettivo, il loro intento è il nostro intento. Non voglio parlare male dell'Ampano o di un'altra associazione, perché sarebbe un qualcosa di contro me stesso, contro il mio operato. Quindi io dico che queste persone, se al posto di dar fastidio a noi e se ne avrete i veri problemi, dove stanno?
e non all'interno di un'associazione dove altri volontari vogliono dare loro stesso per aiutare il prossimo. E invece si creano delle problematiche, se da correttore, avvocato, determinate cose. Cioè, ma voi nell'inaugurazione mi venite a dire determinate cose. No, è bene che sapete tutto, il bene e il male. E questo è un passaggio dove lo stiamo vivendo, e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle questi problemi. Io vi ringrazio di essere qui, so che molti di voi erano impegnati e stanno qua ad ascoltarci, e già vedo che l'impegno è quello di sostenere e rinforzare Lampanò. Grazie.